Ciao a tutti, da tanto tempo che non ci vediamo. Oggi volevo fare il video, stavo cucendo alcune cose per Natale, per il mercatino che dovrei fare e ho pensato di fare questo video per farvi vedere come si può realizzare in casa i secchitini in organza. Invece di andarli a comprare, possiamo realizzare noi di diverse misure e comunque è una cosa fatta con le proprie mani, forse più piacevole, più carino. Poi si può usare diversi tipi di tessuto, nastri, qualsiasi cosa, quella che viene da utilizzare per la vostra fantasia, diciamo. Io ho comprato ieri da Leroy, non lo so se pronuncio bene, questo tessuto che mi è piaciuto molto, l'ho visto, ha detto ecco, volevo fare i sacchettini da sola, che è molto bella, guardate. Ho pagato 4,95 € al metro, ho preso un metro. E ora in questo momento ho fatto già qualche secchitino, vi faccio vedere. Allora, vi stavo facendo vedere i secchettini che già ho fatto. Allora, questo è più grande, ho fatto con questo nastrino in centro, che si tira, poi si arriccia e uno fa il fioco, quello che vuole. Oppure si potrebbero fare questi che è molto più semplice da fare, però meno carine di questi qua, perché poi quando chiudi rimane così sopra, cioè senza nessuna, in questo modo, vedete? Però questo è più facile da fare. Come io vi spiegherò come fare in questo modo i sacchettini e anche come si può fare così. Potete fare di diverse misure, quelle che vi servono, giustamente facendo in casa. Allora io prendo la stoffa che ho comprato e lo piego in più strati, così faccio prima tagliare più dritto. Bene. Allora, pieghiamo bene bene, è importante che voi piegate in un modo preciso tutto. Controllate bene bene. Allora, io voglio proseguire fare secchettine di questa dimensione. Quindi, cosa faccio io? Io ad occhio taglio perché non però vi posso anche dire quanto cosa un centimetro. Ok, posso dire anche quanto largo questo sacchettino. Allora, larghezza è di diciamo 10 e mezza. Io lascio circa un centimetro in più per le cuciture. Quindi dobbiamo tagliare 11 e mezza, 11. Tagliamo 11. Ecco. Il mio gessetto. 11. Ok. E ora tenendo con la mano sinistra, bene bene fermo tessuto, inizio a tagliare. In questo modo abbiamo tagliato questa striscia così lunga, di quale togliamo questo qua, così dà fastidio. Ecco, abbiamo questa striscia. Ora, altezza che dobbiamo fare
Io prendo sempre in esempio questo sacchettino che ho fatto. Dobbiamo fare 16 più 16, perché noi lo pieghiamo in questo modo. Quindi sono 32, più dobbiamo aggiungere 4 centimetri e mezzo per risvolto all'interno, per rifinire bene il nostro sacchettino. Quindi abbiamo bisogno di 16 più 16, 32 più 4 e mezza. Quindi in totale facciamo 36 e mezza. Ok, misuriamo 36 e mezza. 36 e mezza a metà, abbiamo 18, giusto? Sì, 18, 25. Quindi pieghiamo il nostro sacchettino in questo modo, misuriamo 18 e mezza che arriva qua, 18, 20, 18, 25 arriva qua, ripieghiamo così a metà e tagliamo. Misurate l'altra e così vi tagliate subito già tutto pronto, in modo che poi passate solo alla macchina tutti quegli sacchettini che vi servono. 125, perfetto. Ok, e altre due faccio più piccole, faccio. Piego tutto il pezzettino che è rimasto a metà, lo taglio in questo modo, e poi ho altre due sacchettine, forse saranno leggermente più piccole, sì, 2 cm meno. Ok, allora, ora prepariamo la nostra macchina per cucire i nostri sacchettini. Ok, abbiamo preparato la nostra macchina. Abbiamo messo il filo di colore rosso come il nostro sacchetto. Mi raccomando, ragazze, usate ago 60, quello sottile, proprio per seta i tessuti sottile, se no vi rovina il tessuto, vi buca molto. Allora pieghiamo il nostro sacchetto all'interno, questo è l'esterno del tessuto, noi invece lo pieghiamo in questo modo, in modo che le cuciture rimangano all'interno e cuciamo a circa mezzo centimetro di distanza. Non volevo accendere la luce, però sono costretta, se no la mia macchina non funziona. Allora, facciamo innanzitutto un fermo. Facciamo l'impendenza. Alla fine della cucitura, invece di fare il fermo qui, proseguiamo anche a vuoto cucendo. In questo modo il filo si annoda, così non si apre il nostro sacchettino in fondo, e tagliamo lasciando un pezzettino di filo all'interno. Nello stesso modo, ecco, viene così la nostra cucitura, mezzo centimetro di distanza, in questo modo, ecco.
Così proseguiamo anche dall'altro lato del sacchetto. Ok, cucendo anche l'altro lato del sacchetto. In questo modo già abbiamo un sacchettino. Ecco, basta girarlo e già, ecco, questo bellissimo sacchetto abbiamo. Ora cosa dobbiamo fare? Ora dobbiamo piegare in questo, allora, aspettate, la ripieghiamo dal lato esterno, cioè l'interno, dove stanno tutte le nostre cuciture e tutto quanto. Ecco, vedete? Ora pieghiamo in questo modo, vedete? Ecco, in questo modo le cuciture all'esterno e all'interno, e lo pieghiamo verso l'interno di 4 cm e mezzo. Ecco, in questo modo, così, vedete? Ok, e ora di 4 cm e mezzo. Ora sarà un pochettino difficile per quelli proprio che non a prime armi, diciamo, perché il sacchettino è molto piccolo, anche se noi abbiamo il braccio, molte ci sono macchine casalinghe, c'è il braccio, però il sacchettino è molto piccolo, quindi non riusciamo a inserire dentro, quindi dobbiamo piegare in questo modo, mettere sotto la macchina, ecco, così, e proprio a distanza di mezzo centimetro dal bordino interno dobbiamo cucire pian piano, spostando il sacchettino poco alla volta. In questo modo, ecco. Cercate di essere precise e far combaciare le cuciture interne con le cuciture. Ecco. E proseguiamo per tutta la circonferenza. Questa cucitura, voi per essere più precisi potete anche aiutarvi o con l'imbastitura o con le spille. Io sto andando un po' a occhio, però magari chi non riesce, vuole essere però preciso.